Allora, gli spiego a Giovanni un attimino il discorso, perché eravamo, non era tristizia, ma era abbastanza, che cos'era? Era combattimento. Gli ex seminaristi sono, forse anche per formazione, sono stati guerrieri, combattenti, o sbaglio, Alfredo? Beh, tu hai fatto un 68, sbaglio? Certo, non potevo che fare il 68, perché il seminarista è sempre un rivoluzionario. È sempre un rivoluzionario, e questo è, purtroppo il rivoluzionario lo faccio ancora oggi. Mi sono permesso di venire un attimino. Mi sono appropriato. 3 minuti di intervento, avete toccato delle tematiche molto complesse, sia a livello antropologico, sociologico e quant'altro, insomma. Si è parlato del silenzio, si è parlato di regola, si è parlato di rito, sono temi complessi. Io studio il silenzio adesso. Come architetto, come artista e come cultore di arte dello spazio sacro. E non ci dimentichiamo che negli anni 60, se non sbaglio, tu sei un musicista. Io dal 60 al 65. Una canzone, una musica di non so chi era La voce del silenzio. La voce del silenzio. Vabbè, cioè. Benissimo. Comunque. No, non era. Stefano, stringi che tanto. Sì. La voce del silenzio, quindi il silenzio ha una sonorità, ha un sentire, anche nello spazio sacro il silenzio è importante. E per quanto riguarda la regola, la severità era detta da una regola. La regola veniva dai gesuiti, dalla scuola gesuita di Sant'Alfonso, da Sant'Ignazio di Loyola. Quindi erano delle regole ben definite, seicentesche, se non sbaglio, del periodo del Seicento e quant'altro. L'unica cosa che si può dire ai poveri educatori è che non erano preparati psicologicamente, diciamo, non avevano fatto scuole di psicologia, non avevano quant'altro, erano stati educati militarmente, come avevano fatto a loro, loro facevano a noi, né più e nemmeno questo. E un'altra cosa al volo, il discorso, non abbiamo toccato il discorso della famiglia, non, un po' siete andati così sul discorso della società, come è cambiato il discorso della società ad oggi, no? Siamo passati da una società di sentire con l'anima, siamo adesso una società tecnologica che tutto si consuma, come ha detto Norberto, tutto in maniera veloce e quant'altro. Nel libro troviamo una famiglia, il sentire di una mamma, il sentire di un genitore, il vedere da lontano un genitore, il figlio e quant'altro, tutte sensazioni molto forti, molto belle e quant'altro. Quindi il sentire che oggi questi giovani non hanno. Giusto per fare un esempio, prima si scrivevano le lettere, no? Tra ragazzi e ragazzo, oggigiorno gli sms in 2 secondi e si conclude quant'altro. Che voglio dire? Voglio dire che siamo tutti rimasti un po' freddi, tutti quanti, anche se 3 anni ci hanno formati e siamo tutti sacerdoti, forse più freddi di quelli dei preti attuali. Alfredo Romano si canta il Popole Meus, io mi leggo il breviario la sera, che ti devo dire, però siamo tutti guerrieri e combattenti, il senso dell'onestà, della legalità, e che ci porta in situazioni estreme. Alfredo, in questo periodo ho avuto anche un periodo difficile di combattimento con quello che io mi vado a scontrare ogni giorno, e la sera mi rilassavo con la tua canzone E sera, è una preghiera bellissima, è una preghiera bellissima che adesso pregherei Alfredo di
concludere. In conclusione. Adesso voglio soltanto ricordare, Don Alfredo Mastria, che ci sono i fratelli, forse mi hanno detto. Raffaele Mastria, che diciamo veramente ci ha formati, e ci ha fatto sentire quello che dicevo prima, il sentire eucaristico, liturgico e quant'altro. Quindi abbiamo parlato, abbiamo preso delle tematiche molto complesse, tra cui il rito, la spiritualità. Il rito è una cosa complessissima, il rito, la Chiesa cristiana, adesso la cattolica, già un periodo di crisi di spiritualità, perché il rito sta venendo meno, il canto sta venendo meno, la musica sta venendo meno, quindi il rito è potenza e forza, quindi sono tutte tematiche complesse e forti. Adesso Alfredo, se ci vuoi cantare Estera. Aspetta un attimo.